difficoltà a ricordare nomi, date, persone. Sono davvero tante le ricerche scientifiche, gli autori che quando affrontano il tema della perdita di memoria, dei disturbi cognitivi fondamentalmente o delle demenze, parla di diabete di tipo 3. C'è un motivo, fin dal 2014 sullo European Journal of Neurology, uno studio giapponese discusse proprio la difficoltà di memoria e i disturbi mnemonici come correlati ad una cattiva utilizzazione degli zuccheri, scorretta utilizzazione, e ad una resistenza insulinica. Dobbiamo indubbiamente capire che cos'è la resistenza insulinica e dal punto di vista pratico perché l'infiammazione la provoca. Allora, la resistenza insulinica è una cosa di questo tipo: ogni cellula deve ricevere insulina per poter far entrare lo zucchero per funzionare, un po' come se fosse la regolazione del carburatore, cioè per entrare una fonte di energia nella nostra cellula abbiamo bisogno che ci sia una regolazione corretta. Se c'è uno stato infiammatorio, la superficie della cellula si indurisce e quindi è difficile far entrare gli zuccheri, quindi l'organismo produce più insulina, che ha un'azione anche di tipo proinfiammatorio e genera un accumulo di grasso e soprattutto interviene, come abbiamo detto, anche sui fenomeni legati alla memoria. Quindi controllare l'infiammazione aiuta a migliorare la sensibilità dell'insulina e quindi a migliorare il nostro rapporto con gli zuccheri. Ci sono stati poi ovviamente numerosissimi altri studi che hanno evidenziato questo tipo di relazione o di interazione tra parte zuccherina e possibilità di disturbo cognitivo. Una grossa spinta ad una precisazione da questo punto di vista è venuta con gli effetti del Covid, cioè ci si è resi conto che il Covid ha facilitato una degenerazione di tipo nervoso. Tutti sappiamo che il fatto di perdere l'olfatto o di perdere il gusto, e noi pensiamo a dov'è il nervo olfattivo, che è esattamente qui, a 2 millimetri dal cervello fondamentalmente, e quindi se un virus è in grado di agire lì sul nervo olfattivo è sicuramente in grado di agire anche a livello neuronale e di tutta la sostanza cerebrale. Questo è un dato di estremo rilievo che ci aiuta a capire che ci sono degli effetti che sono legati alla facilitazione dell'azione del virus, quindi il virus in tutti i casi di Alzheimer, di degenerazione neuronale, di difficoltà cognitive successive al Covid, sono anche correlate ad una presenza di sostanze glicanti, cioè a un eccesso di zuccheri che determina un blocco di determinate proteine attraverso zuccheri in eccesso che creano il danno. La presenza degli zuccheri nell'organismo e anche di un eccesso di zuccheri è fondamentale perché il virus, questo virus, il coronavirus del Covid-19, possa entrare nelle nostre cellule. Anzi, viene da pensare che il fatto che ci sia stata una diffusione pandemica di questo virus è proprio legato al fatto che negli Stati Uniti, in Cina, in India e in tutti gli altri paesi occidentalizzati oggi la presenza di obesità, diabete, prediabete, cioè tutte le condizioni in cui la resistenza insulinica è più elevata, in realtà gli hanno aperto, come dire, la strada per una diffusione veramente generale. Quando parliamo di sostanze glicanti ci riferiamo ad esempio alla HMGB1, nome difficilissimo, e più lo si può misurare solamente in vitro, in provetta, come dire, oppure al metilgliossale, una delle sostanze che può essere misurata in modo specifico nelle persone e che di fatto indica qual è il livello di sostanze glicanti legate all'alimentazione personale che si trovano nell'organismo. Noi infatti, per lavorare sia in ambito preventivo rispetto alla induzione di fenomeni di disturbo di disturbo cognitivo e di fenomeni legati alla demenza o alla difficoltà di memoria, lavoriamo proprio con uno studio specifico attraverso i test di Jack Lab per capire individualmente come agire
Poi si tratta di lavorare sul peso, sul metabolismo, sull'attività fisica, sull'attivazione neurologica, cioè su altri elementi che ci aiutano dal punto di vista generale a rimettere in equilibrio una persona, ad aiutarla nella progressione. Ci sono numerosi articoli, ad esempio cercando su Google Eurosalus, zuccheri, demenza, oppure Alzheimer, Eurosalus, si trovano elementi che aiutano a capire quali sono i processi che noi mettiamo in atto nei nostri centri per lavorare in modo efficace sul controllo della degenerazione neuronale.